crocifisso e volgendo lo sguardo verso di lui per chiedere il dono della gloria.
sappiamo se il Signore ci concederà nei prossimi giorni la pioggia, non lo sappiamo. Però noi abbiamo messo davanti ai suoi piedi questo nostro desiderio, questo nostro bisogno, memori delle parole del Vangelo, là dove dice Gesù: bussate e vi sarà aperto, chiedete e otterrete. Noi siamo coloro che credono nell'efficacia della preghiera, che non è una realtà automatica. L'efficacia non è un automatismo, ma l'efficacia ci spinge a vivere una fede matura che è confidenza. Se la fede non diventa confidenza, che supera anche il risultato immediato delle nostre preghiere, questa fede rimane una fede poco matura. Forse io mi aspettavo un po' di gente in più questa sera, ma forse siamo così attanagliati dal secolarismo che non riusciamo più a capire neppure queste cose. So che qualcuno l'ha fatto, è venuto magari con un po' di sufficienza, qualcuno con un po' di snobismo non è affatto venuto. Questo ci fa vedere fino a che punto arriva la secolarizzazione. Fino a che punto arriva la secolarizzazione. Però noi siamo qui e spero di aver tradotto nei vostri cuori il senso del nostro essere qui. Il Signore fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, fa piovere anche sugli ingrati. Ci accolga il Signore nella sua misericordia, ci faccia diventare un popolo sensibile, un popolo che sa trovare ancora nella preghiera, nella supplica, la sua forza interiore, un popolo che si stringe intorno alla croce sempre, nei momenti di gioia e nei momenti di sofferenza. Ave, o croce, unica salvezza, come dicevano gli antichi, quali dicevano anche: stat crux dum volvitur orbis. La croce sta ferma mentre il mondo va avanti nei suoi stravolgimenti, e chi sta ancorato alla croce sta fermo anche lui, altrimenti viene travolto. Chiediamo al Signore di ascoltare la nostra umile preghiera e di introdurci sempre di più nel mistero della croce e di farcelo vivere con gratitudine. Ora riceviamo la benedizione con la reliquia della Santa Croce e al termine della celebrazione chi lo desidera potrà venire a baciare sui cesti che i due chierichetti, i due ministri terranno. Possiamo deporre la nostra offerta frutto delle rinunce quaresimali, e anche questa sera andrà per la realizzazione di quel dormitorio a lodi dei senza tetto. Canto numero 238. Ti saluto, sei vestito glorioso.
tu che togli dal mondo il mio.